Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi sta a vedere bello un po' buccato. Dice, come cazzo è Gladius, sei sempre sbracciato. Vabbè, prima o poi il freddo doveva arrivare. Certo, speriamo che questo andia quanto prima, perché ha rotto già le palle. 2 giorni te sta sopportando freddo. Via, a casa, un po' come i baresi. E il freddo un po' come i baresi, dà fastidio. Non ci serve il freddo, non ci serve neanche il caldo. Ci serve una cosa di mezzo. Purtroppo o fa caldo o fa freddo. Comunque ragazzi, domani finalmente inizia il campionato. 2 palle, 2 settimane ad aspettare la partita. Manca proprio, il problema è che giochiamo il lunedì. Purtroppo siamo, come si dice, per lo stato, per il sistema siamo una merda. E quindi noi dobbiamo giocare il lunedì a sfregio. Quindi ragazzi, domani partita difficilissima. Sanità ieri ha vinto contro la Lazio. L'Empoli, se non sbaglio, sto registrando questo video, sta vincendo Castellano su rigore. Quindi ragazzi, domani i punti, come ha detto D'Aversa, valgono doppio, triplo, quadriplo. Assolutamente, sono 10 partite che non vinciamo, assolutamente dobbiamo vincere. Contro tutte e tutti, in qualsiasi cosa, il karma è andato contro nelle ultime partite. Abbiamo perso nei minuti di recupero 5 punti, nei minuti di recupero. Quindi ragazzi, basta, karma, non so se mi ascolti o meno, mi rivolgo a te. A tutti i cucchioni, fai girare la ruota anche dalla parte nostra e facci vincere qualche partita. Noi la possiamo prendere sempre nel culo. Il karma deve pure girare, no? Mo sta girando lontano. Adesso speriamo che si avvicina e domani vinciamo. Speriamo bene, ragazzi. Verona, ultima in classifica insieme alla Salernitana. Non vincono, mi sa che loro hanno 5 sconfitte consecutive. Quindi, veramente, domani sarà una battaglia di quelle proprio fiacchissime alle 6:30. La formazione, non lo so se la indovino o meno, tanto sapete già, quasi quasi sempre non la indovino, ma la dico lo stesso, anche se nelle ultime volte l'ho quasi indovinata tutta, quasi quasi mestuta. Falcone in porta, Baschirotto e Pongre all'infinito in difesa, Gendré ovviamente, non c'è nessun altro, a terzino destro, ballottaggio, Dorgu, Gallo, secondo me giocherà Dorgu. Centrocampo, Ramadani squalificato, verrà sostituito da Blan, come cazzo che ti chiami. Poi ci sarà Gonzales che sostituirà un acciaccato Kabà insieme a Rafià. Ho fatto Kabà a Rafià, quindi a centrocampo, il rombo. In attacco Pontus Alquisti, sta acciaccato anche lui, mezzo infortunato, secondo me non penso partire a titolare. Giocheranno Strapezza, Banda e Krstović, direttamente tutti e tre titolari. Ragazzi, speriamo bene, speriamo domani di fare un'ottima partita. Se giochiamo come nella partita col Milan, specialmente nel secondo tempo che abbiamo fatto molto bene, possiamo vincere ragazzi. Domani, cioè, voglio dire, fino ad ora abbiamo trovato tutti avversari molto ostici, eppure ce la siamo giocata e meritavamo anche di vincere. Adesso iniziano gli scontri diretti, Verona, Bologna ed Empoli. Voi sa che Verona fuori casa, Empoli, no, Verona fuori casa, Bologna in casa, Empoli fuori casa. E quindi ragazzi, 3 scontri diretti, anche se il Bologna non è proprio scontro diretto, però comunque sulla carta speriamo bene, ovviamente lo stesso. Ragazzi, fatemi cosa ne pensate. Io mi sento fiducioso, ragazzi, abbiamo fiducia per questa squadra, diamogli incoraggio, incoraggiamola, andiamo avanti così, ragazzi, speriamo bene. Sempre solo Forza Lecce. Che cos'è sto segno? Avete già capito, no? 0-3. Tiè, pari! Soca! Via! Pari, vaffanculo! 0-3. Godo, cazzo! Godo, cazzo! Godo, cazzo! 0-3. Via!